Bella a tutti ragazzi, come vi ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online con Ideatran, hashtag 8. E perché abbiamo le pistole, non ce l'ho ben chiaro. Però vabbè, abbiamo le pistole, leviamole perché sennò il mio mino corre male. E comunque siamo in 8 giocatori, quindi 4 contro 4. E questo Ideatran dovrebbe essere parecchio difficile da quello che vedo. Qua vedo un'ombra di qualcosa, ragazzi, non so dove andare. Io sto seguendo un po' a questi tizi qua, perché ovviamente, cioè, non ho mai giocato questo Ideatran. Cavolo, cavolo, devo passare al lato, al lato. Però cade, è caduto. Dai, omino, mamma mia. No, il mio mino che fa miracoli una volta ogni tanto. Ci sta, il mio mino che fa miracoli. Però non so, aspetta, ma dove sono finito qua? Allora ragazzi, scusatemi un attimo, ma io ho fatto il miracolo, sì, ma dove sono finito? Devo andare qua, credo, forse. Boh, vediamo un attimo. Forse sì, ragazzi, forse devo andare di qua. Ragazzi, non lo so, è veramente incasinato. Un Ideatran iper mega incasinato. Allora, tubo, schiviamolo, perfetto. Allora, andiamo su. Comunque, boh, abbiamo le pistole. Io volendo potrei sparare direttamente a quelli, ma non gli sparo. Boh, ragazzi, allora, qua vedo dei percorsi, quindi devo entrare qui dentro. Entriamo, ok, ci sono tre percorsi. Io ho scelto quello a destra. E vabbè, comunque appunto qua siamo arrivati. Dai, adesso ci sono un bel po' di tubi. Devo stare attento. Ok, ok. No, no, no. Ovviamente ragazzi, ho sbagliato tutto perché mi sono rimasto là a gironzolare e guardare se c'erano tubi. E questo qui comunque è in acqua ragazzi, perfetto. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round, siamo i cecchini. Comunque saluto e ringrazio tutti quelli che stanno giocando con me e partiamo. Ok, allora prendiamo un bel po' di cecchini perché è veramente un casino capirlo ragazzi, è veramente complicato come Ideatran. Allora, voglio un attimo capire come funziona. Allora, dobbiamo andare di là, dobbiamo salire, dobbiamo scendere tutto questo. Poi dovevamo scendere qua, dritto fino a laggiù. Poi forse dovevamo risalire e una volta risaliti credo che saremmo arrivati qua. Perfetto, comunque la via giusta a sto punto è quella. Eccoli là comunque loro che stanno andando verso lì. Allora io farei cadere il camion dei pompieri, che ne dite? E credo di far cadere l'aereo. Boh, vediamo un attimo l'aereo cosa fa. Praticamente nulla. Ragazzi, ho un po' buttato di gente. Sì, ho buttato due persone di sotto con i tubi. Perfetto, tutti. Ho buttato a tutti di sotto con i tubi. No, eccezionale. Eccezionale ragazzi, siamo dei pro. Con i tubi abbiamo buttato a tutti giù. Per ora loro sono a mare, quindi li devo beccare di qua. Non è una cosa semplice. Là ce n'è uno. L'abbiamo beccato e non è... No, no. E ora qua il problema è che se loro si mettono camberati là sotto, valli a beccare più. Allora, là ce n'è uno che l'hanno ucciso. Quello là l'avevo beccato ma se n'è andato qua sotto, quindi non lo beccheremo mai più. Ragazzi, eccolo là, lo vedo. Lo vedo. Non l'ho beccato. Mamma mia che mira squallida. No, sono caduto. Ok, perfetto. Però mi dice appunto ritorna alla zona di combattimento, quindi devo uccidere assolutamente a questo qui. No, ok, gli è scaduto il tempo, perfetto, round vincitore. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round, siamo nuovamente i runner, ci prepariamo a partire. Comunque adesso sappiamo la via, sì, già avevo sbagliato e non sapevo dove andare, ok. Allora, devo andare esattamente da qua e andare dritto di qua, ok, andiamo. Mamma mia, mi è caduta una cosa accanto. Comunque ragazzi, cioè, sembra essere difficile come Ideatran, ma alla fine non è che sia così tanto difficile. Allora, là ci sono dei tubi e poco fa quelli sono morti con i tubi. Adesso torniamo indietro, torniamo indietro. Merda, non voglio fare la fine che ho fatto fare io a quelli là. Ragazzi, mi prendo un attimo un po' di vita e il giubbotto antiproiettile che in teoria dovrei avere se non sbaglio. Oh cavolo, ci sono le vie chiuse, questo non doveva succedere. Ragazzi, devo prendere per forza di qua perché quella via si è chiusa. Cioè, sfortunatamente ci sono caduti tutti i cosi, là c'è caduto un aereo enorme addosso. Ok, saliamo su e comunque non so che fine hanno fatto. Allora, là c'è quello che comunque giocherella mi aspettava. Allora, stanno arrivando dei tubi dietro di me. Vediamo un attimo, mamma mia, mamma mia, mamma mia come arrivano i tubi, mamma mia. Allora, andiamo di run, non ci fermiamo neanche un po'. Non ci fermiamo neanche un po'. Allora, qua cosa devo fare? Devo continuare a scendere, perfetto. Adesso lì abbiamo la piattaforma dove devo girare comunque. Quindi adesso andrò a girare di qua. Il problema è, sopravvivo, vero? Non è che muori, omino, cavolato. Guardalo, guardalo, bello. Ok, perfetto. Mamma mia, vai.
No, 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 ragazzi, vingiamo, vingiamo assolutamente. Ok, ormai praticamente siamo arrivati, dovremmo solamente salire qua e poi quello si è suicidato. Ma come fa a suicidarsi? Come fa a suicidarsi? Allora, saliamo di qua e là ci sono praticamente tutte le armi che ci servono a noi, quindi ormai abbiamo vinto. Ok, saliamo, ci abbiamo il lanciagranate, vabbè, non è che sia un'arma tanto efficace poi, eh. Allora, lanciamone una lì, granata, vediamo cosa succede. Cioè, dovrei lanciarle così a caso, ma quello si è buttato di sotto. Vabbè, praticamente, visto che lui si è buttato a mare, io mi rimango qua sopra e vinco il round. Pure vediamo un attimo se riesco ad andare dai cecchini, vediamo, perfetto. Comunque c'ero riuscito, comunque, come round perdente? Round perdente, stiamo scherzando, vero? Quello è uscito... Ragazzi, come round perdente? Quello è uscito fuori dalla mappa e mi dà round perdente. È un complotto, ragazzi. Ed eccoci qua, ragazzi, con il quarto round. Siamo nuovamente cecchini e potevamo vincere il round precedente. Però, ovviamente, siccome GTA è un complotto contro di me e questo... si sa dagli inizi, ragazzi. E quindi praticamente mi hanno detto round perdente, nonostante io avessi fatto tutto praticamente alla norma, ma gli altri avessero sbagliato. La vedo un giocatore che cammina piano piano, la vedo dei piedi e boh. Io faccio un attimo cadere tutto qua, tanto non so estremamente dove siano loro, quindi credo che facendo cadere qualcosa, qualcosa dovrò beccare, no? Ragazzi, là ne vedo uno. Cosa fa? È scomparso? E là, boom! Niente, l'abbiamo mancato, ovviamente. Ovviamente l'abbiamo mancato. Allora, ragazzi, vediamo se lo tiriamo giù con i cosi. Vediamo il pallino cosa fa. Sì, il pallino sta scendendo. Il pallino sta scendendo. E lui dov'è? Lui dov'è? È rimasto sopra. Uno dei nostri, anzi due dei nostri, si sono suicidati. Io non capisco perché si buttano di sotto. Io non lo capisco veramente. Non lo capirò mai perché si devono buttare. Quello si è tuffato. No, no, vabbè, allora è assurdo allora. Perché quel giocatore si è tuffato? Ragazzi, ne è rimasto uno lì vivo che ovviamente lo becchiamo senza troppi problemi noi. Vediamo, boom, l'abbiamo beccato di nuovo. Un altro boom, perfetto, ucciso. Sono finiti tutti, vero? Mi posso buttare? Sì, perfetto, round vincitore. Ed eccoci qua, ragazzi, con il quinto round. Ovviamente spero che questa volta GTA non mi trolli se arrivo alla fine. Te l'avevo detto, te l'avevo detto. Eccolo là, l'aereo che è andato giù. Perfetto, quindi noi passiamo di qua. Questa cosa mi dà abbastanza dei problemi, credo. Perché non so veramente che cosa potrebbe combinare. Mi potrebbe buttare giù da un momento all'altro. Che qua i tubi sono caduti tutti, quindi andiamo senza troppi problemi. Io direi di camminare un po' sull'esterno, ragazzi, perché se cammino verso l'altra parte mi vedono e quindi c'è il rischio che muoia. No, mi stanno beccando, merda. No! Cosa fa? No, no, rialzati. Mamma mia, guardalo là, che pesce che è il mio mino, come si è buttato a terra male proprio. Uno della mia squadra è morto, sono rimasto praticamente io e un altro che è finito a mare. Però ovviamente noi ce l'abbiamo fatta al 100% ormai, perché siamo qua. Ok, siamo qua, quella ancora sulla piattaforma, credo. E spero anche che sia ancora sulla piattaforma. Non voglio che si sia buttato, vediamo. Vediamolo, eccolo là, merda, merda, è là, abbiamo praticamente zero di vita adesso, ricarichiamoci un attimo. Ok, adesso siamo carichi, ragazzi, siamo carichi, lo possiamo colpire di nuovo, il problema è che lui sta sparando con la pi... eccolo là, maledetto, guardalo come ti vedo che sei lì pronto a spararmi con la pistola del cavolo, eh. No, 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 mi uccide, no, l'abbiamo ucciso noi, incredibile, buttati di sotto, è round vincitore, mamma mia, forse è partita vincitore. No, round vincitore. Ed eccoci qua, ragazzi, con il sesto round. Siamo nuovamente i cecchini. Se dovessimo vincere questo round, vinceremo tutta la partita. Quindi credo che ovviamente lo vinciamo. Ovviamente non vorrei dare tutto per scontato, la squadra avversaria per scontata. Però credo che lo vinceremo, perché è veramente dura che si completa il tracciato da runner, eh? Allora, là vedo uno intanto, là vedo uno, vediamo un attimo se lo becco, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Uno è caduto di sotto, uno è caduto di sotto, sì, perfetto. Ah, ragazzi, è caduto a mare, vabbè, ma tutti che cadono a mare, secondo me lo fanno apposta. Perché è impossibile che tu... No, quello, sì, l'ha fatto apposta con una macchina, cavolo. Boh, ragazzi, a sto punto io provo a fare una cosa. Cerco di andare qua, no, non ce lo fa. No, non morire! Va bene, abbiamo vinto ugualmente, perché quello è affondato giù negli abissi dell'oceano.
quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate di questo Death Run. Secondo me mi è piaciuto abbastanza ragazzi. Credo che sia uno dei più belli che abbia mai giocato. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook che trovate in descrizione, iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua da Luigi è tutto. Bella raga! Che mi portava qua. E io in pratica ho pagato dei soldi, ho pagato 25.000 per spostarmi da qua a qua. Ragazzi, veramente una cosa assurda, veramente una cosa assurda, veramente capitano Popofiero che si ruba i soldi.